Sopravvissuti, bentornati sul canale. Siamo di nuovo su Project Zomboid. Allora, se avete visto l'episodio di venerdì scorso che ho registrato in live, eravamo partiti, avevamo lasciato momentaneamente la nostra casa casetta perché dovevamo andare a ispezionare un pochino i dintorni di Rosewood. Ora, io sono fermo in un punto preciso che è questo qua, vi faccio vedere sulla mappa. Perché il mio obiettivo è raggiungere questo, che se non sbaglio dovrebbe essere il Mart, giusto? Presumo di sì. Quindi adesso sono le 6 di mattina, io avrei un po' fa sono le 7 di mattina, io avrei però un pochino fame. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosina. Allora, mettiamo sta bottiglia d'acqua, così ce la portiamo con noi. Vorrei veramente tanto mettere qualcosa sotto i denti. Qui c'è un sacco di roba, ma qualcosina in realtà forse mi convierebbe quasi lasciarla qui. Leviamo sto canavaccio, leviamo un po' di cose. Allora, giornale questo no, me lo tengo. Ah, vediamo se possiamo un attimino riparare le magliette. A parte che in realtà non ce n'è bisogno. Stanno messe tutte abbastanza bene a livello di condizioni, quindi no, non devo riparare nulla, come non detto. Va bene, allora possiamo andare. L'unica cosa è che appunto c'avrei un po' fame. Ma tipo i chiodi ce li ho? Mi sa di no. No, perché infatti nell'altro episodio dicevo, mi piacerebbe farmi la mazza chiodata, visto che ho trovato la mazza baseball, ma purtroppo non avendo chiodi non è possibile. Qualcosina da mangiare, roba marcia sta bene lì. Nulla. Purtroppo non c'è nulla. Vabbè, andiamo così, ragazzi. Speriamo bene. Intanto devo scendere qua. Mi pare che più avanti qui c'erano diversi zombie, se non sbaglio, quindi farei attenzione. Latte evaporato in scatola. Oh, meglio di niente. Ci beviamo questo. Allora, bevi tutto. Non è granché, oh, però, ripeto, meglio di nulla, no? Allora. Ok. Sto bel fucilotto da caccia. Io me lo preparo dietro la schiena. Perché se non sbaglio, più avanti c'erano effettivamente gli zombie, giusto? Verso la chiesetta che avevamo trovato. Era questa la chiesa, se non sbaglio, quindi mi conviene effettivamente scendere giù e dare un'occhiatina. Allora, io sta lancia la butterei, tanto sta più di là che di qua. Butterò anche questa. Vorrei rimanere con non troppe cose, in maniera tale da non avere troppo peso addosso, anche se vabbè, così. Carico abbastanza pesante, meglio di niente, ragazzi. Che vedevo di. Allora, intanto riprendi un attimo la mazza da baseball. Ok. E andiamo giù. Devo comunque trovare il modo di aggiungere la mod che permette di attaccare due armi dietro la schiena, eh? Che quella è parecchio comoda. Allora, facciamo attenzione. Che poi in realtà la chiesa, sì, però io non è alla chiesa che devo andare. L'obiettivo era fondamentalmente, anzi è fondamentalmente quello di creare un avamposto che non sia all'interno del bosco, praticamente, che è Rosewood. E poi da lì magari spostarci anche. Perché un avamposto all'esterno di Rosewood? Perché in realtà Rosewood come posto, anche perché è strapieno di alberi, appunto, è una foresta. Oh, zombie. È un po' scomodo per l'esplorazione. Ad esempio, non posso utilizzare veicoli, il che è un problema. Dovrò prendere cibo, fa scorta. Oddio, cibo, quello che riesco a trovare, però dovrò utilizzare un veicolo per spostarmi. Anche la semplice bicicletta. Il problema è che con tutti sti alberi è praticamente impossibile. È troppo pericoloso, che rischio di farmi male veramente. Allora, che c'ha? Tipo
terrorizzato. Calmati un attimo. Calmati un attimo. Andiamo verso su. Guarda le trappole per orsi che ci stanno qui, allucinante. Guarda, sono parecchi zombie. Io passerei al largo. Oh. Forse c'è qualcuno dietro di me. È questo il Mart? Il supermercato, chiamatelo come pare. Dovrebbe essere lui, però. Ecco, accoppiamo sto zombie. Ok. Allora, vediamo un po'. Magari troviamo qualcosa di buono. Ah, lì c'è l'entrata. Qua giù. Allora, io ho anche il piede di porco, che ovviamente mi sono portato perché posso forzare le porte. E probabilmente mi servirà. Sì. Fai leva. Beh, trovo prima che non ci siano zombie dietro di me, però, eh. No, non dovrebbero esserci. Vai, aprila subito, che sennò ti stanchi tantissimo. Riprova. Dai. C'ho il carico molto pesante perché c'ho l'ultima. Se si apre bene, se no amen, perché mi sto stanca tanto. Allora, riposiamo questo qui dietro. E riprendi questo a due mani. E questo sempre dietro la schiena. Rapido, rapido. Rapido. Allora, dovrei riposare un attimo, però. Oh, ok, zombie qui. Metto qui dietro e mi siedo un secondo. Allora, affaticato, vediamo se riesco. Avevo le vitamine, se non sbaglio. Ok, mi do una mano con queste. Ce n'ho 7 poi, tra l'altro, 7 flaconcini. Ottimo. Veramente bene. Allora. Ah ragazzi, prima che mi dimentico, sotto in descrizione trovate il link d'affiliazione con Instant Gaming. Quindi per i prossimi vostri acquisti, se volete, se vi fa piacere ragazzi, utilizzate il link affiliazione così. Insomma, dovreste avere anche voi un leggero sconto. Però devo verificare sta cosa. Però, insomma, se dovete acquistare su Instant Gaming, ragazzi, porca miseria, potete utilizzare il link affiliato. Ok, raga. Mo se fa botte, eh. Non mi dispiacerebbe capire dove stanno entrando. Eccolo. Sì, qui qualche zombie entra. Arrivano. Arrivano. Ok. Ah, di nuovo stanco. Non erano solo quelli, eh. Piede ste pillolette. No, non erano solo quelli zombie, raga. Ah, quello nella stanza sta ancora bloccato lì. Ma c'è del cibo che posso mangiare al volo? No? Niente, tutto marcio? Perfetto. Perfetto. Ci sono tipo dei biscotti o prodotti scatolati, no? Ah, sicuramente qualcosa ci sarà, però mi sa che prima conviene. Comunque accoppa i zombie. Ecco, non si scalano, sto vivo. Il fatto è che non li vedo. Aveva aperto un'ora e un quarto fa. Da sull'esterno questo? Mi sa di sì.
Molto stanco, molto stanco. No, da sull'esterno, ma mi sa che è chiuso sto. Da qua come si è? Oh. Ah, però. Un lecca lecca. Qua c'è robina che andrebbe presa, signori, eh. Allora io mi siedo un secondo qui. Per riposarmi 2 secondi, tenendo d'occhio però le entrate. Ok, dovrei mangiare qualcosa. Sì, dovrei veramente mangiare qualcosa. Intanto sto riposando bene. Facciamo così che tengo sotto controllo gli zombie se dovessero arrivare. Finito? Riposato? Bene, voilà, fumate una sigarettina tattica così facciamo scendere un po' il livello di panico. Vi ricordo, ragazzi, che il panico altera la nostra possibilità di fare colpi critici, quindi è bene, quando possibile, magari ridurlo sempre. Tanto mangia questo subito, tutto. Dai, così ti passa un po' di fame. Anche qua ci diminuisce la forza se non mangiamo. Mangiate pure l'ananas in scatola, sì. Vai. Io devo ancora provare comunque sia a utilizzare i barattoli come diversivo sonoro, lanciandoli vicino agli zombie. Probabilmente adesso ci proverò. Se riesco, ovviamente, se trovo gli zombie, perché non ne vedo, che è meglio, però. Dove state? Che vi sento che battete, maledetti. Eccolo. Guarda, venga aprio, che se non butti giù la porta, mo fa piccolo, per favore. E mori. Finiti. Ah, ispezioniamo un attimino. Potrebbero essere finiti gli zombie in realtà. No, come non detto, non sono finiti per niente. Ma io eccoli. Continuo a ripetere che avevo tolto le piante al secondo piano. Vabbè, ci ristanno. Non so che dirvi. Cioè non le ho messe quando. Boh. Allora, niente di utile. Ma qua sopra che c'è però? Aspetta. Sono una sorta di terrazzetto, diciamo. Bottiglia fracassata, scarti metallici, parti elettroniche, cose che adesso non mi servono. Adesso non mi servono. Questi sono uffici. Abbiamo le sigarette qua dentro. Bottiglia di whisky. Già ho troppo peso. Io vorrei veramente tanto prendere quella roba da mangiare. Il problema è che come. Dove me la metto quella roba da mangiare, signori miei? Ah, non mi ricordavo. No, non vedevo l'uscita. Una cucina. C'è qualcos'altro qui? Avevo visto, avevo flashato male, pensavo ci fosse uno zombie alle mie spalle. Un buon libro. No, sti scaffali sono completamente vuoti. Vabbè, allora io tornerei giù e diamo un'ispezionata veloce veloce a questo posto. Tanto aspetta, asciugiamoci un secondo che 17 agosto, siamo ancora belli zuppi perché fa parecchio caldo. Asciugate. Ok. Allora, qui che abbiamo? Chiodi e martello mi servono, signori. Quanto buio comunque. Allora, cacciavite, ecco, cacciavite ci potrei rimediare un
un paio di chiodi, volendo, magari riesco a disassemblare una porta. Però, cassetta degli attrezzi. Oh, ci stanno i chiodi qui. Ma non c'è il martello, mannaggia la miseria, quello è il problema. A me mi serve il martello. Allora, che c'abbiamo qua? 5 chiodi e me li pio. 5 chiodi me li pio. Il resto non mi serve, quindi ciao ciao. Allora, martello. Non ce l'ho il martello, giusto? No. Se lo volessi creare. Se lo volessi creare un martello, mi servirebbe. Ramo e pietra. Però sapete che qui magari lo trovo. Pietra. Abilità, modalità di ricerca. Non credo, eh. Cioè, non qua in mezzo, però. Aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo in un momento più tranquillo, magari che non è questo decisamente. Sento zombie, ma non li vedo. Forse stanno qua dietro. No. Eccolo qua. So, almeno un paio. Ok. Sapete una cosa però? Penso che mi convenga cambiare i contorni intorno allo zombie, se si può. Non mi ricordo. No. No. Peccato perché quel verde non aiuta con tutte queste piante. Vabbè, pensavo potessi cambiare il colore, invece no. Allora, c'erano un po' dei magazzini, dei cose. Dai, magari un martello lo trovo, voglio essere fiducioso. Ah, vedi? Ecco dove stava sto furgoncino. Chissà se funziona. Chiuso. Ma col piede porco potrò forzare anche questo? Sì! Però. E se scatta l'allarme? Scatallarmi so dolori veri, eh. Vediamo se c'è un martello, va, prima. Oh, porca miseria. No, ok. Ok. Allora. Qui ci dobbiamo segnare assolutamente che c'è del cibo. Ok. Toccherà tornarlo a prendere. Ok, là, ispezioniamo tutto qua. Qua c'è cavolo. Lardo, margarina. Ci possiamo fare dei buoni manicaretti. Eventualmente. Pasta al pomodoro. Pasta di pomodoro. Sardine in scatola. Sarà la chiave di quel furgone? Io spero di sì. Quello dovrebbe essere un Franklin Value. Ma non ne sono sicuro. Andiamo a vedere. Zampa di pollo. Magne da te. Allora, andiamo a vedere se il furgone funziona. Va. È lui? No. Sì, è lui. È lui. Allora, che ci abbiamo qui? Fammi vedere. Rivista. Mappa di Louisville. Ci famo cazzi. C'è anche la benzina. Amici miei. Amici miei, allora sblocca il bagagliaio. Ok. Allora, se riuscissimo a utilizzarlo, il problema è che dove andiamo? Cioè, dove vado da qua? Vediamo se è possibile raggiungere la strada. Magari taglio gli alberi, che ne so. Aver trovato un furgone è una bella botta di fortuna, signori. Vedete che forse. In questo caso specifico. Sarebbe stato un bene avere il camper. Oh, cazzarola, sono un po' tanti lì, eh.
Io devo raggiungere l'esterno di Rosewood per capire se effettivamente, come ho detto anche in live, e presumo sia così, perché ho visto dei video, ho fatto dei test, le altre città non sono così stracolme di alberi e quindi è possibile utilizzare i veicoli. Però è un qualcosa che devo appurare. Da qua potrei provare a usare fucile comunque. Aspetta, vabbè, finché arrivano così uno per uno, a me sta pure bene. Fucile dei via. Devo stare attento alle spalle, signori, eh. E c'erano due zombie, sono scomparsi. E chi là? Ah, proviamo a fare col barattolo. Oh no, come si sono triggerati quegli altri? Come esattamente? Uffa. No, mezze fratte, no, mezze fratte. Pugno a due mani e tu vai dietro. Secondo. Tu dietro. Ok, li posso gestire, raga, li posso gestire, li posso gestire. Li posso gestire. E mori. Brutto freeze. Attenzione, striscianti, che quest'erba alta non li vedo. Finiti. Asciugate. Eccone un altro. Umidiccio. Fanculetto. Ok. Allora, dovrei averli seccati, quindi torniamo lì. Vediamo un po'. Dicevo, quello che voglio provare a vedere è un pugno a due mani questo. Ok, vediamo se riusciamo a lanciarlo per distrarre effettivamente gli zombie. Vediamo se sta cosa esiste, se si può fare. Ah, sì. Effettivamente li distrae. Carino. Ma là c'è uno zombie solo? C'è uno zombie solo. Meglio così. C'è pure un carrelletto, ho visto, eh. Ciao, bello. Manganello. Ecco, il manganello io lo prenderei, così abbiamo un'arma rapida nel caso in cui... ma sto appesanti ancora, ma va bene. Allora, qui non sto su strada, però io devo andare a vedere la strada. Devo andare a vedere la strada se è percorribile e mi sa proprio di no, perché mi sa è questa. Tutto sembra, a parte percorribile, forse in bici, ma non lo so. Ma proviamo a allontanarci un po' di più e vediamo se effettivamente c'è la possibilità di percorrerla oppure no.
Non lo so. Sinceramente non lo so. Però quel ben di Dio non lo posso lasciare qua. Quindi in un modo o nell'altro qualcosa mi devo inventare per forza. Signore. Io continuo a vedere alberi. Qui c'è una fortificazione. Ti ripeto, continuo a vedere alberi. Ce ne sono due, sì. Tre. Sono stanco. Bella doppia. Buono così. Ma se me lo accoppi. Grazie. Ok. Vitamine che non fanno diminuire il sonno, ma la stanchezza, sì. Quindi magari un minimo, visto che siamo all'aperto, io approfitterei. Raga, la strada non mi sembra si liberi più di tanto, eh. Anche il sonno mi ha tolto. Ma le vitamine le mamano solo la stanchezza. Invece per assurdo mi è tornato prima la stanchezza, ma il sonno è scomparso. Hanno cambiato qualcosa? Mi devo andare a leggere i log, mi sa, raga, perché hanno fatto qualche aggiornamento che mi sono perso. Sono abbastanza sicuro di sta cosa. Ok. Allora, sono 17:30. Andiamo al Pizza Weird. Io lì continuo a vedere tanti alberi. Troppi alberi. E non mi sembra di notare nessun tipo di. Oh, cazzarola, volevo chiudere la porta, invece ne ho aperte due. Dicevo, non mi sembra di notare nessuna diminuzione della vegetazione. Anzi, quindi, cioè, anzi, resta uguale. Chiudite. Ok. Qui penso che possiamo tranquillamente metterci a fare nanna. Ho il sacco a pelo, per fortuna. Esce sull'esterno. C'è una stanzetta, magari un po' più tranquilla. Vediamo se c'è del cibo qua, va. Magari qualcosa di scatolato, tipo. Non so, zuppa di pomodoro. No. Niente? Un cavolo? Vabbè. Nisba. Vorrei mettermi solo dentro i bagni, in un posto più tranquillo dove poter riposare. Dove magari c'è meno rischio che mi vedano gli zombie dall'esterno. Allora, forse qui. Ok. Sono le 18. Io non c'ho un cavolo da mangiare. Come al solito, giusto così. Non sono annoiato, ma sono assonnato. Allora, dov'è il mio? Eccolo qua. Allora, unroll. Lo posso mettere a terra? Remove vegetation. Vediamo un po' tante volte. Trovo qualcosa da mangiare, tipo un insetto, boh, un bruco. Oh, ho trovato qualcosa, ok. Mo vediamo che cos'è. Oh, ho trovato ancora roba. Allora, questa cosa qui penso faccia parte proprio della mod, se non mi sbaglio, da quello che mi avete detto. Ovvero che andando a rimuovere l'erba è possibile trovare delle cose. Tipo bacche, ecco qua. Fungo, tu mangi te e bacche me le mangio volentieri, sperando di non stirare le zampe, che non siano tossiche. Pare no. Allora, posiziona qui e dormiamo. Ok. Prima riposiamo un po' e poi dormiamo. Dormi. Ok.
Non avrò dormito da paura. Infatti, ho dormito pure poco. No, in realtà sono ben riposato. Solo che schippiamo fino alla mattina, magari. Ecco, finisco di leggere questo. Arriviamo almeno alle 5 di mattina, raga, perché se no non si vede nulla in giro. Non ci vado. Ok, 5:20, 6. 6. Ok, allora. Rerolla questo. Come si fa? Ok, raccogli. E lo reroliamo e lo mettiamo dietro. Ecco, pure per esempio la mod che mi permette di attaccare questo allo zaino. Mannaggia, non mi funziona, non capisco perché. È un peccato perché è carino, cioè. Vabbè. Allora, perché abbiamo tutto sto peso? Questa. Ok. Fungo sconosciuto, mi dispiace signori, ma non lo mangerò mai. C'è qualcosa che posso gettare? Questo, dai. Allora. Ok. Abbiamo detto che qua dentro non c'è un cavolo, quindi si riparte. Mi piacerebbe mangiare qualcosa, ma al momento non mi è possibile. Zombie lassù, ne vedo due. Tre. Ne vedo tre. Ah, dovrei essere in grado di accopparli da qua giù. Zombie, dietro di me non ci sono. Eccoli qua. Sì, vai, se ricarichiamo prima. Ci siamo? Non li vedo più, ma si sono nascosti tra gli alberi. Non l'ho ucciso, ma l'ho preso. Preso. Non l'ho ucciso. Ricarica. All'altezza di quest'uomo. Preso. Cecchino vero. Ok. Buono così, andiamo avanti. Però vorrei sempre mettermi su strada. Oh. Ci sono un bel po' di zombie lì. Allora, stiamo lì all'aperto, va. Allora, dove cavolo sta? Tu, qui dietro. Veloce. Ok. Peccato. Speravo in una doppia, ma va bene così, però c'ho troppo peso. Destrezza aumentata, buono. Raga, la destrezza è la velocità di movimento quando ci mettiamo in mira. Quindi in assetto da combattimento, così. Quindi ottima. Ottimo l'aumento in destrezza, signori. Non lo sottovalutate mai. Mai. Fa la differenza in combattimento una destrezza elevata, signori, eh. Ok. Oddio, non mi ricordo quanti erano, ma mi sa che un paio ancora ci stanno. Farca puttana! No! No, non mi dica che mi ammorzo. Non mi dica che mi ammorzo. Non mi dire che mi ammorzo. E mori! Fanculo. Lacerato. Disinfetta. Mannaggia la miseria. Non mi ammorzo, non mi ammorzo. Ok, ma è solo questione di guarire. Ah, starcio sterilizzato. Ok, adesso non mi sembra proprio il caso di ripartire, signori. Direi proprio di no. Quindi, ci
ci ributtiamo qua dentro un attimino affinché riusciamo magari a riprenderci un secondo. Ecco, mo sarebbe il caso di mangiare. Perciò dovremmo tornare indietro, andare di nuovo al mall, cioè al market, quello che è, e prendere del cibo per guarire. Ma lo faremo nel prossimo episodio, ragazzuoli belli. Quindi, noi ci vediamo alla prossima. Dobbiamo vedere se riusciamo a trovare una strada percorribile, perché quel furgone io lo voglio assolutamente portare via. E vi dirò di più. In realtà, se le altre città sono percorribili, Rosewood l'abbandoniamo proprio. E la base eventualmente ce la facciamo in un posto dove è possibile muoversi in tranquillità. Detto questo, ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima. Buona sopravvivenza a tutti. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Mi raccomando, per supportare me e il canale, condividete questo, tutti gli altri video e lasciate tanti bei mi piace. Ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao. Thank you.